A 10 anni dalla scomparsa si celebra il genio di un grande maestro che ha dedicato la sua vita a valorizzare la bellezza senza tempo. Tribute to Aldo. Signore e signori, nome che incarna l'arte dell'hairstyling, un artista che ha ispirato intere generazioni di professionisti, un visionario che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'estetica femminile, Aldo Coppola. A 10 anni dalla sua scomparsa si celebra il genio del grande maestro al Teatro Arcimboldi. Un tributo a colui che ha dedicato l'intera vita a valorizzare la bellezza senza tempo. Cercherò, sarà una conseguenza alla necessità di incanto e di bellezza. It's not time. Ma dietro al professionista, all'artista, c'è sempre stato l'uomo. Il padre. Dopo la terza media ho detto a mio padre se volevo fare il parrucchiere. E mio padre mi disse, me lo ricordo come se fosse oggi, è l'ultimo lavoro della tua vita. Mia mamma è veramente una piccola grande donna, un'esplosione di amore. Ci sono sposati che mia mamma aveva 16 anni, mio padre 21. Lei è sempre stata pronta a riprendersi il suo Aldo e continuare il suo percorso di vita con grande amore. Il nonno. Era un uomo sicuramente molto esigente. Come lo era sul lavoro, lo era a casa. Però era una persona molto simpatica, non mancavano mai le risate e si andava a cavallo, si facevano dei bellissimi pranzi in campagna insieme, quindi era sicuramente una persona di compagnia. Un racconto che testimonia come la filosofia di Aldo abbia sempre lasciato un segno nella scena della creatività e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di viverlo. Partito dalla periferia milanese, con caparbietà, determinazione e tanti sogni, Aldo Coppola ha sempre creduto profondamente in se stesso, senza stancarsi mai di osare, di rischiare, sempre sostenuto dalla forza della sua squadra. Questa non è un'azienda di famiglia, questa è una famiglia. Quindi quello che mio nonno ha fatto nel tempo è stato vivere la sua squadra, i ragazzi che lavoravano con lui, come la sua famiglia. E ecco perché è stato per tanti un papà. Noi crediamo veramente che la famiglia Aldo Coppola sia fatta da tutte le persone che lavorano con noi quotidianamente e con lo stesso cuore che noi mettiamo nella cura di questo marchio. Empty sky, open road. Stile, emozione e professionalità. Il brand Aldo Coppola si basa su un connubio ipercontemporaneo che affonda le radici nella genialità del creatore e che trova oggi nuove forme di espressione, capaci di interpretare le sensibilità e i desideri del femminile. Una ricerca che supera i confini dello stile per entrare nell'innovazione e nelle nuove tecnologie. Sicuramente Aldo ha stravolto tutto quello che è il mondo della colorazione, l'invenzione dello chatouche, ma soprattutto l'utilizzo delle erbe tintorie dagli anni 80. L'uso dell'henné, che poi è diventato infusion, è sempre stato accompagnato anche all'utilizzo di shades EQ. La ricerca sempre di liberare la donna dalla schiavitù di dover andare dal parrucchiere e riuscire a riflessare i capelli invece che coprirli. Questo è stato quello che veramente ha cambiato i metodi di colorazione nazionali e internazionali. Capacità visionarie e rivoluzionarie che sono state il suo fil rouge e che sono ancora al centro di quel disegno originale che porta la sua firma. Un'eredità che ha lasciato come dono prezioso, valori che non possono che essere tramandati. Non credo ci sia un messaggio migliore di cercare di liberare una donna, perché ci sono dei difetti che sono bellissimi. Una straordinaria celebrazione della bellezza, capace di trascendere il tempo e di quella passione che Aldo ha sempre incarnato. Un uomo con un sogno, che ha esteso i confini dell'estetica femminile verso nuovi orizzonti.